Oggi non ti alleerò, prendendo AFK su eroi più forti. No, 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 già ieri ho perso punti facendo ste stronzate. No, 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 no. Che mi mettano le skin anche su quelli forti. Mi scambi il buongiorno come l'assicurazione. Mamma mia, che storie, dai, gen. Che storie. Allora, qui abbiamo Galaka non ha la skin. Lui non ha la skin, non ha la skin. Beju è un no skinnato. Vergognati. Gli altri non hanno la skin. Secondo voi, qui si piglia il pirata o il gatto? Pirata o gatto? Sul nuovo eroe. Non è male, forte. Si piglia gatto. Tocca il meglio di biglietto, anche secondo me tocca il meglio di biglietto. Poi conto. Allora, qua la questione qual era? Prendi il pezzo che è perché è più forte di gatto. Ok? E quindi diciamo che faccio una scelta un pelo più debole. Ok? Un pelo più debole, però. Ho un pezzo più forte. Che ci può stare? Se sei contro un avversario, buono. Galakrond, spesso volentieri T1. O vende il token. O fa HP come ha fatto. E quindi non mi serviva forza T1. Il falco come si gioca? Allora, io l'ho giocato prendendo la spell che livella. Ok? Ma secondo me è sbagliato. Avendolo facendo, diciamo, quella da 5, ok? A turno 1. Secondo me è molto sbagliato fare come ho fatto io. Lo capo bianco, a me gusta. Quindi credo che bisogna fare sicuramente come prima Roccavento. Cioè, Foggia e Dente. Poi. Come seconda, non lo so. Il tipo a 2 EU che ho incontrato prima, contro cui ho perso in finale, ha fatto solo Foreggia Ardente. E non vorrei dire, ma potrebbe essere la scelta giusta. Sti cazzi. Fai solo Discover. Fai solo Discover. Non è meglio Sylas? No. Sembra questo il modo di fare le cose. Pareggiato lo stesso. Però ha dato scudo sul gatto. Io ho livello. Livello e setup l'hero power per il prossimo, no? Potrei usare anche le due gemme qua. Ci potrebbe stare. A dirla tutta, forse le faccio. Sono abbastanza convinto che il discover ogni 3 turni potrebbe essere la scelta. Ma il fatto che. Allora, io. Non lo so, però il fatto che ho incontrato due tipi, due persone, conteo, entrambi hanno fatto solo Foreggia Ardente con l'Hero Power, innanzitutto è triste. Triste perché significa che perde un po' di senso l'Hero Power, no? E poi boh. No, secondo me a turno 2 livelli. Cioè, nel senso, l'idea credo che sia che a turno 3 ti tai livelli. No? Se tu ti tai livelli. Non ho ancora discoverato.
Beh, ci sono le quest. Qui mi non potevi mettere il biglietto qui, eh. Shop. Fese esotico? C'è lui. E ollo, vendo due. Come? Ciao Deum. Il secondo. Che ci fai con quell'affare lì? Smettila. Nascondi quel fuoco iper. Faccio finta di non averlo visto. Fai finta di non aver visto quel fuoco iper. Non ti preoccupare. Ah! Lavori a destra e poi a sinistra. GG. È così che si fa. Lui livellerà. Io potrei comprare lui il vendo e faccio livello. Oppure. Però per me è che questa surface è good. No, non livello. Non voglio forzare il level up. Qui c'è una tripla. Non la faccio adesso la tripla, questo è in dubbio. Di conto devo capire che comprare adesso. Che si compra? Mi piace l'evento, che ne pensi? Mi piace molto. Ho il Mac o il cinghialotto. Il cinghialotto non è male. Cioè a me non dispiace il cinghialotto. Quindi tengo anche in prossimo turno io, eh. Considerate quello. Che io il prossimo turno anche. Quindi è abbastanza importante. È tanto che non faccio una bella build con Angem. Sarebbe anche giusto che mi venisse consegnata una bella build con Angem. Bello questo scudo, bello anche questo trade. Giocherai ladder? Allora. Mi piacerebbe fare qualcosa con i miei teammates, Chicos e Greg, all'uscita dell'espansione. Vediamo cosa riusciamo a fare. Io. A me è piaciuta l'espansione, cioè l'ho vista ieri. Ieri l'avete visto ieri durante la review. Mi sono divertito. Tripla in gioco. Prendere lui può avere senso. Vendo. Piglio che vado a pigliare. Secondo me no, è il prossimo turno di scover al 5. Prendendo tipo lui, no? Faccio livello, vendo, compro e discovero Hagem. E non prendo questo. Secondo te perché Blizzard cerca di bilanciare tutto e non fa delle carte col power level esagerato? Che vuol dire? Sbaglio è proprio il discover che cercavi. Che certo. Quello che volevo. Mitiax. Era proprio quello che volevo. È in dubbio. Io volessi Mitiax, ma poi mi piace come con scioltezza quel cinghiale prenda sempre scudo. E quello è bello, sono belle cose.
Se mi metti quello lì per favore, no, adesso non più. Anzi sì. Non usare dagli scudi un'altra volta. Porco cane, che schifo, dai. Dai, vergognoso. Sono riuscito a dare scudo due volte a Deviabot. Che vergogna. Meglio Zeff o Reno? Secondo me è meglio Zeff, però, sai. Prende Ogre Spark. Posso scegliere dopo? No, vero. Secondo me che lo spacca va sulla mummia. Tengo tutte queste gemme, tengo tutto. So che lui ha fuori Reaper, quindi potrebbe mandarmi sulla luna, però. Se mi gioca qualcosa è tremendo. Lo so, che va a finire così, però. Deve morire lui. Ittami qua. Merda. Tirata qualcosa per l'amor del cielo. Ok. Brianna adesso. Lo sapevo. Sapevo che avevi subito tanto, eh. Non voglio lui. Pumba sì però. Lui col biglietto anche. Allora, via te, via te. Anche via la 8 da 10-8 deve uscire. So se voglio lui. Lui già meglio. Ok, come ce la smantiamo prossimo turno? Non è Meneigerina la mia build. Mia build è cinghiali. Scusami. Come che palle sempre Meneigeri? C'è una build che non esiste. Me la sono inventata sul momento. È una build Brianna scuotitera questa. Che vuoi di più dalla vita? Andiamo per avere il coso triplo. Dammi Meteax a sto punto. Ho visto la vera.
Oh mio Dio. Io non lo so. Più o meno è good, no? Cosa diamine è accaduto? Brutto gesto togliere le mummie, un po' mi ha fatto male. Sappi che un po' sono stato triste anch'io. Per aver tolto mummie. Mi dispiace. Hello? Lui si è salvato. Che culo è rotto. Mi sta cambiando un po' l'italiano, poi ti fa cagare mi lo boccio. Va bene. Vuoi sapere una cosa del nuovo italiano? Ehi, Buddy del passato, hai ricordato di iscriversi al canale? Vai, adesso. Ma che salvato l'hai distrutto? Beh, mi sembra il minimo. Io lo piglio. Cioè, non so bene come. Cosa togliere, no? Questa va presa, ragazzi. Non è vero che va presa. La vedo un po' bloccata. Forte, ma un po' bloccata. A questo punto forse è meglio livellare. Che ne pensate? Le due idole, sia la mia che la sua, sono state vergognose. So che buttare. Questo è Pumba. Questo è un Meteax. Butta via Meteax. Siamo
Fatto del casino questo turno perché volevo giocare una gemma in più. Volevo mettere spora, ma tanto il jolly non mi serve a niente. Non lo so. Era meglio levare le gemme da Selfless? Sì. Ve l'ho detto che ho fatto un po' di casino in questo turno. Che tanto lo tipo lo stesso il pezzo di Anna 4. Però sì, non l'ho giocato bene questo turno, lo ammetto. Oh mio Dio. Dai, diglielo Idea, diglielo. Diglielo Idea. Usato così, Jolly è brutto brutto, sì. Sì. Lo è. Lo ammetto. Lo è terribile. Non si barca. Però il problema è questo va schiena. Ah, però può stare taunt qui. Taunt qui è good. Zap non credo me ne faccia niente. Devo dire che quell'idea ha dato soddisfazione.